questa è un'area che è denominata Foro Boario perché c'era la presenza molti anni fa di un mercato di bestiame dove venivano portati gli animali vivi e poi commercializzati. In questi anni cosa è successo? Gli stessi imprenditori hanno capito la validità di questo progetto e necessitavano di un ambiente degno di quella che è una proposta commerciale oggi. E allora si è creato questa attività. È stata una scommessa perché abbiamo vinto un bando, abbiamo provato a invertire una tendenza, a invertire anche il lavoro dell'agricoltore, cioè farlo diventare protagonista. Abbiamo iniziato con i mercatini del mercoledì e del sabato dei produttori e noi ci siamo trasformati. L'area è rimasta sempre vocata all'agricoltura. Dove poteva nascere una struttura come questa, una bottega, un mercato delle fattorie? Solo su un'area prettamente adibita a quello che è un'area agricola. La richiesta dello stesso borgo era proprio quella di ritrovare di nuovo il negozio di vicinato, il negozio con cui confrontarsi, e meglio di un produttore, direttamente dal produttore al consumatore, era questa l'ipotesi che era stata fatta. Allora c'era questa tettoia che era già una struttura esistente, ecco che è stata fatta questa scelta. E se vogliamo un discorso innovativo, che il mondo agricolo si sta attrezzando per un discorso di vendita diretta e che da quello che vedo è recepito in modo positivo dal consumatore, perché è sicuramente una garanzia, un'ulteriore garanzia di qualità di quello che è il prodotto che viene offerto al consumatore, e in più c'è anche una considerazione legata ad un prezzo equo che è interessante sia per il consumatore, dall'altra parte è il giusto prezzo che va a essere riconosciuto al produttore in quanto si accorcia a quella che è la filiera di offerta del prodotto. Se noi facciamo in giro in questo negozio, noi vediamo una tracciabilità esasperata sotto certi punti di vista, che i nostri consumatori sono così talmente abituati a vedere che è scontata. Se noi usciamo da questa nostra provincia, da questa nostra regione, vediamo che la tracciabilità è ancora una scommessa da vincere. La filosofia di vendita è differente. Qua vendi un prodotto che sai già che è di qualità, perché sai da dove arriva, sai come è lavorato, e quindi si presenta anche in maniera differente. Perché la carne è buona, perché mio marito gli piace, l'altra parte non la mangia. Si compra bene, frutta, verdura, poi c'è la mia amica che mi serve, quindi... Questo è il nostro motto, ogni frutta ed ogni verdura ha la sua stagione. E poi una bambina piccola, quindi ho piacere che mangi sano, che cresca bene. Qui sono tutti prodotti locali, quindi freschi, e comunque dare anche un aiuto a chi produce, perché mai come adesso capisco che fatica a produrre. Ogni socio ha un suo particolare prodotto, partendo dal San Biagio che ha prodotti ittici, poi abbiamo Ceruti Laura Maria che fa tutti i trasformati di carne, poi c'è la Noemi fa tutta una produzione di formaggi e trasformati di latte, poi c'è la Suingranda, fa tutti i trasformati di carni suine, e poi c'è la Compro che invece tratta tutte le carni bovine. Poi ci sono gli orti del Casalito, poi c'è l'apicoltura Mellano. E loro sono i nostri soci. Diciamo che con tutta la giunta abbiamo iniziato questa operazione cercando di creare delle professionalità a livello agricolo pronte a ricevere un'attività, a portare avanti un'attività di questo tipo. In questo settore, che è quello agricolo, credo che la nostra amministrazione abbia dato veramente il senso della vicinanza con questo investimento, con questo progetto che assieme alla Coldiretti veramente sta portando dei frutti interessanti.